Eder. Mac. Pallister. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, ha svelato un fatto sorprendente avvenuto 7 anni fa. Matteo Messina Denaro, un tempo a capo della mafia, fu fermato in un controllo stradale nella provincia di Trapani senza essere identificato. Sebbene i carabinieri avessero verificato i suoi documenti, tutto sembrava in ordine e quindi non ebbero motivo di sospettare. Questa rivelazione è stata fatta dal magistrato che ha guidato l'operazione culminata nell'arresto di Messina Denaro il 16 gennaio 2023. Durante un evento tenutosi nella villa confiscata e trasformata in casa Don Peppe di Anna Casal di Principe, luogo di memoria per il sacerdote vittima della Camorra. Il procuratore ha condiviso la storia con un gruppo di studenti. De Lucia ha espresso riflessioni sul fatto che le forze dell'ordine disponevano di vecchie fotografie di Messina Denaro e che vi erano individui che informavano il capo mafia sugli spostamenti degli investigatori. La procura di Palermo ora si concentra nel rintracciare coloro che hanno assistito Denaro durante i suoi 30 anni di latitanza. De Lucia ha anche menzionato che nonostante la malattia, Messina Denaro non aveva modificato le sue abitudini. Queste informazioni sono state discusse in risposta alle domande poste dai giovani che avevano letto il libro La cattura, i misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia. Scritto dallo stesso procuratore con il giornalista Salvo Palazzolo ma... Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.